Sicuramente ve lo ricordate perché è una delle puntate che abbiamo già letto, ma forse una delle più struggenti, perché è uno dei ricordi più intensi di Andrea Camilleri, è il racconto di come ha vissuto lui la strage di Portella della Ginestra. Io ve l'ho letto, ma anche in questo caso sentirlo raccontare direttamente da lui è proprio un'altra cosa. E allora, buona visione. Portella della Ginestra è un argomento che tuttora, a tantissimi anni da quando è avvenuto, non mi lascia tranquillo. Vedete, proprio tre giorni fa, mi è capitato di leggere di un senatore di questa Repubblica che nelle sue memorie sostiene che i comunisti erano avvertiti di quella strage, tant'è vero che non andarono a Portella della Ginestra. Io credevo che all'infamia ci fosse un limite, invece all'infamia non c'è limite, perché è risaputo anzitutto che quelli che morirono erano comunisti, che i due oratori ufficiali, Girolamo Lecausi, grande esponente del Partito Comunista, e Francesco Renda, allora oggi professore emerito di storia contemporanea all'Università di Palermo, allora giovane rappresentante della Camera del Presidente e direttore della Camera del Lavoro di Palermo, erano gli oratori ufficiali di quella manifestazione, partirono da Palermo con i mezzi che avevano, che consistevano in un sidecar guidato da Ciccio Renda, e Momo Lecausi se ne stava seduto nel posto del viaggiatore. A 10 chilometri da Palermo gli si scassò questo mezzo unico che avevano, impiegarono mezz'ora a ripararlo e quando arrivarono la strage era già avvenuta. Questo per la precisione storica. Io avevo festeggiato con i miei compagni il 1° maggio a Porto Empedocle e devo dire che avevo bevuto parecchio, allora bevevo vino. Tornai a casa e dopo 10 minuti che ero a casa bussarono alla porta, andai ad aprire e c'era un compagno stravolto che mi disse: lo sai, stamattina hanno fatto una strage dei nostri compagni a Portella della Ginestra. Non so che cosa mi capitò, ma mi venne un tale rigurgito per cui, perdonatemi, andai in bagno e vomitai gli occhi, vomitai non solo il vino ma tutta la bile, una cosa così amara che dal 1° maggio 1947 a oggi, nel momento del quale vi parlo, io non sono più riuscito a bere vino.